Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si rivolge indietro è adatto per il regno di Dio. Tre personaggi seguono Gesù. Il primo che si presenta è una persona generosa e dice: Ti seguirò ovunque tu vada. Gesù risponde: Pensaci. Gesù è povero, bisognoso di accoglienza. Non ha una casa, ma ne trova 100 lungo il suo cammino. Gesù cerca, anche quando usa parole dure, di rispondere al nostro bisogno di felicità. Al secondo personaggio Gesù invece dice: Seguimi. Questi accetta, ma chiede di andare prima a seppellire suo padre. La richiesta è più che legittima, se si pensa soprattutto al fatto che in quella cultura il dovere del figlio era certamente quello di seppellire suo padre. Era un compito, tra l'altro, di grande umanità. Gesù risponde con parole che a parer mio sono tra le più dure del Vangelo: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Gesù non è certo contro il mondo degli affetti. Con quella parola molto dura, Gesù ci vuole dire che è possibile essere morti dentro, vivere una vita spenta, una religiosità oscura e piena di paure. Con parole che suonano come eccessive per le nostre orecchie, sembra che Gesù voglia dirci semplicemente questo: Seguimi, quello che io ti offro è il segreto per una vita autentica. E infine il terzo: Ti seguirò, Signore, però prima lascia che mi congeda da quelli di casa mia. Tutto si gioca attorno a una semplice parola: prima. La cosa da fare per prima indica la priorità del cuore. La risposta di Gesù, non voltarti indietro, ci dice di non guardare a ciò che ci mancherà, ma a ciò che ci sarà dato. Non alla nostalgia, ma alla strada ci invita a guardare il Signore. Chi si volta indietro non è adatto. Tante volte mi sono domandato: ma allora chi è adatto?
certamente non Pietro, non Giacomo o Giovanni, e ancor meno io. Gesù però non cerca degli eroi, ma uomini e donne autentici. Come ha fatto Pietro, che per tre volte si era voltato indietro, e per tre volte Gesù lo aveva di nuovo dichiarato adatto a pascere pecore e agnelli. Ha rinnovato per tre volte la sua passione per Cristo. Se penso alla mia coerenza, per onestà mi chiamerei assolutamente disadatto per il regno dei cieli. Se penso che le pietre pentite nelle mani del Signore sono servite meglio di altre alla costruzione del regno, allora mi sento almeno in cammino per diventare, forse anche soltanto un po' meno disadatto per il regno.